sono arrivati, la crisi del gol è momentaneamente eliminata, una vittoria esterna che mancava a Modena dal mese di maggio addirittura, tanti tasselli che sono riempiti con la bella prova di Vicenza, ora bisogna continuare a Varese. Ma sicuramente è una vittoria che era fondamentale, avevamo detto dopo la partita con il Bologna che bisogna andare a Vicenza e portare a casa i 3 punti perché ci servivano per tutto, per la classifica, per il morale, perché ce lo meritavamo, perché comunque venivamo da prestazioni buone, perché comunque con il Bologna ho fatto una buona prestazione, Frosinone è stata una partita un po' strana, però era ora di portare a casa i 3 punti. E siamo tornati al gol, Pablo l'ha sbloccata ancora e insomma dai, speriamo che questo ci serva e dia ancora entusiasmo per un'altra parte difficile come quella di Varese di domenica. Ecco, il Modena ha dato dimostrazione di saper lottare. Non si esce con i 3 punti da quella partita e da quel campo se non lotti per 95 minuti. Ma penso che la lotta si sia vista in tutte le partite, penso che abbiamo dato il massimo sotto il profilo dell'impegno, della cattiveria agonistica in tutte le partite. È chiaro che poi quando lotti e riesci a portare a casa anche i 3 punti vuol dire che hai lavorato bene e insomma, vincere soffrendo penso sia ancora più bello. A questo punto cosa manca a Modena per fare il salto definitivo di qualità? La continuità del risultato, la continuità in zona gol, che cosa? Ma un po' tutto, manca insomma, come continuità insomma, il fatto comunque di far sempre punti, ogni partita è già qualcosa di importante in un campionato equilibrato come quello di quest'anno dove comunque nessuno ha ancora spiccato il volo, non si è fatto il vuoto, siamo tutti lì e la continuità di trovare il gol, di comunque di sbloccare il risultato penso sia una cosa fondamentale, insomma abbiamo visto martedì, siamo andati in vantaggio, siamo riusciti a tenere il risultato fino alla fine e su questo sicuramente è quello che lavoriamo più di tutto, insomma. Il Varese che squadra è? Il Varese è una squadra importante in un campo difficile, soprattutto perché a Varese è un campo, poi io ho dei bruttissimi ricordi, ho perso una finale playoff, è un campo che è sempre ostico, è una squadra con della qualità davanti, c'ha Zecchin che ormai insomma, è anni che è lì e fa sempre la differenza, c'ha Neto Pereira che è un ottimo giocatore, c'ha Lupoli che sta facendo benissimo, c'ha dei giovani importanti che ultimamente abbiamo visto le immagini anche così stanno facendo bene, per cui sicuramente sarà una partita difficile da affrontare con la massima attenzione, con il massimo impegno e lavoreremo in questi giorni per arrivare pronti alla partita. Ultima cosa, tu stai giocando una buona stagione, hai cominciato con qualche, diciamo così, non era ancora il vero inizietto, ora invece stai giocando con grande continuità e qualità. Ma tanto grazie, spero di continuare, insomma, di dare continuità anch'io come la squadra ai risultati, alle prestazioni e cercando di continuare di pari passo. Ecco, speriamo con questa vittoria dia a me e a tutti gli altri ragazzi qualcosa in più sul livello anche dell'entusiasmo e soprattutto secondo me della consapevolezza della qualità e della forza che abbiamo e che possiamo mettere in campo. E credo che una volta raggiunta quella poi sarà dura per tante squadre. Senti, avete in testa ad esempio da Bakar, qui l'anno scorso era tra i protagonisti, adesso è uno dei più forti giocatori della Serie A, almeno nella gara di ieri è stato così. Sì, ieri ho fatto soprattutto il secondo gol, un gol stupendo, un controllo al volo di tacco. No, penso che stia dimostrando di essere un ottimo giocatore come l'ha dimostrato l'anno scorso. Credo che ci siano giocatori in Serie B che possono tranquillamente fare la Serie A. Io l'anno scorso giocavo con Mancosu e credo che anche lui in Serie A ha le possibilità per far bene. E questo ci deve dare l'esempio, soprattutto per i ragazzi giovani che sono arrivati quest'anno e che hanno grandi qualità. Devono avere la voglia che hanno e soprattutto la consapevolezza, come ho detto prima, che si può fare tutto, basta volerlo. E dai qualche consiglio al Carpi, come si batte il Vicenza? Dar consigli a quello che sta davanti è difficile, nel senso, penso che stanno facendo un ottimo campionato e Vicenza adesso ha cambiato anche allenatore, per cui quando cambia allenatore c'è sempre qualcosina in più, dai sempre qualcosina in più, per cui sarà affrontare una squadra così sarà molto molto difficile.